Spaghetto è risultato alle vongole veraci. Questo è un chiaro esempio di cucina circolare perché utilizziamo la vongola al 100%, anche il guscio che è la parte migliore, attenzione. Di solito noi quando apriamo le vongole buttiamo sempre via il guscio, ma attaccato al guscio c'è un piccolo muscolo che è molto saporito. Quindi lo mettiamo su in padella dopo aver tolto il frutto, logicamente, lo saltiamo bene, quindi scaldiamo tutto il composto e mettiamo dell'acqua ghiacciata, meglio ancora del ghiaccio sarebbe. Dal momento in cui avviene l'ebollizione lo lasciate lì ancora 5-6 minuti e lo filtrate. Mettiamo su gli spaghetti, subito dobbiamo mettere il brodo fatto con i gusci bollente del peperoncino e l'acqua di cottura delle vongole, che è il nostro sale praticamente. A fine cottura, dopo averli cotti, aggiungete le vongole veraci con un po' di prezzemolo tagliato con le forbici o a mano e poi le servite. Bello al dente, guardate, buonissimo. Guardate che meraviglia che sono questi spaghetti, c'è il sapore del mare attaccato allo spaghetto e io me lo mangio.